Le previsioni della prima puntata si sono rivelate azzeccate. Sotto la maschera dell'aquila e il cantante mascherato si nascondeva Alba Parietti. La soubrette ha perso lo scontro della seconda puntata con Pesciolino Rosso ed è stata così costretta a rivelare la sua identità. La Parietti si è detta contenta di questa esperienza, con la quale è riuscita a superare la sua claustrofobia nonché a mostrare il suo talento canoro dopo la recente avventura a Tale e Quale Show. Ad indovinare per prima la vera identità dell'aquila e il cantante mascherato è stata Caterina Balivo, che ha studiato ogni singolo dettaglio fornito in segreto da Alba Parietti. Ad aiutare anche la gaffe di Milly Carlucci della scorsa settimana. Nel corso della prima puntata della terza edizione dello show di Rai 1 La padrona di casa ha commesso un clamoroso scivolone. Milly Carlucci stava invitando i tecnici delle luci a spegnere il cono di aquila quando ha chiamato la maschera col nome di Alba. Un vero e proprio scivolone, di quelli che non capitano mai ad una professionista così attenta come Milly Carlucci. Solo una distrazione dovuta al fatto che pochi secondi prima Caterina Balivo aveva nominato la Parietti o è davvero Alba l'aquila della terza edizione del cantante mascherato? 7 giorni dopo è emersa la verità. Milly Carlucci ha avuto un vero e proprio lapsus, che ha portato tanti telespettatori a mangiarsi la foglia sulla reale identità dell'aquila del cantante mascherato. Gaffa a parte, Alba Parietti ha regalato una performance memorabile, un duetto emozionante con Morgan sulle note della celebre canzone A mano. Durante la seconda puntata, invece, Aquila Alba Parietti ha cantato Minuetto di Mia Martini con grande intensità, tanto da ricevere un grosso applauso dal pubblico in studio. Entusiasmo pure sui social network. Più di qualcuno ha ritenuto questa una delle migliori maschere del cantante mascherato 2022. Prima di Aquila è stata smascherata la gallina. Ad indossare il sinuoso costume blu c'era Fiordaliso, che ha lasciato a malincuore la trasmissione di Rai 1, dove si stava divertendo parecchio.